Ah, signore. È la gioia di averti visto. Signore, oddio. È appena tornato mio marito, come sempre, dalla spesa e la gioia di Carolina è incontenibile. Che tipa. Sembra una scimmia. Allora, oggi super mega spesa, perché vedrete anche tutto quello che è riuscito a trovare, perché ormai devo dire quello che riesce a trovare, da Esselunga per mia mamma, per cui abbiamo tutta la spesa nostra e sua qua. Come sempre mi munisco di guanti, ho già carta e igienizzante, perché insomma igienizzerò anche quella che dopo porteremo alla mia mamma. Intanto mio marito sta svuotando le borse, bravo, mi appoggio di tutto qua. Io vi mostro le cose e man mano lui igienizzerà tutto. Comincio, dopo dividi tu le cose per la mamma e le cose nostre. Allora, una confezione di cipolle rosse. Le metto qua alla mia destra, così non ci sbagliamo. Zucchero Eridania, classico. Una confezione di melanzane. Guarda che c'è carta e l'igienizzante qua, che li passo qui. Dopo, ecco, pulisce anche la borsa. Poi abbiamo due confezioni di fragole. Qua vedo, cosa sono, sempre cipolle queste? Sì. Cipolla rossa piacentina, arance amare della Rigoni, questa volta non hai trovato la Zueg classica. La nonna questa. Ah, è per la nonna, l'hai presa anche per noi la arancia amara? No. No. L'avevo messa in lista, sei dimenticato. Cosa un altro? Ma lo stesso ne abbiamo. Scusa. Poi una confezione da 12 uova. Abbiamo una, sì, sempre confezione da 8, esatto, succhi di frutta ace, succhi di frutta, cosa ho detto, non lo so. Sempre catena di montaggio, andiamo avanti, una confezione di patate novelle, sono per la nonna, perché lei aveva chiesto le selenella, non c'erano. Poi farina Manitoba, questa penso sia nostra, immaginavo. Ammazza, avevi paura di rimanere senza? No. Una confezione di marmellata frutti di bosco, cioè guardatela, piccolina, questa da quant'è? 700 grammi, devi fare qualche torta? No, me la mangio tutta io. Te la mangi tutta tu? Sì. Vabbè. Sta arrivando il weekend, per cui finalmente giorno sgarro per quanto mi riguarda, per cui maionese, ho detto questo weekend voglio mangiare le patatine fritte con la maionese. Due confezioni di Philadelphia, una, no, una più piccola e una più grande, no, sono uguali. Esatto, sì, vabbè, ok. La quarantena sta dando i suoi frutti. Ne mangi tutte lei questi. 350 grammi a confezione. Mi avvicino. Scusate, passo. Ah, tu passa? Ci sei, mi stai dando una mano, loro lo sanno. Ormai ti conoscono, fai parte del canale anche tu ormai, eh? YouTubato. Cosa? YouTubato. Sei YouTubato, ok. Questo credo che sia per la mamma, però vabbè. No, tutta roba ho comprato io questo per noi. Ma è per noi? Sì. Ah, allora, qua dentro ci sono tutte confezioni dell'Esselunga. Qua abbiamo prosciutto cotto. Prosciutto cotto, gran biscotto. Gran biscotto. Qua un'altra confezione di... Cotto, gran biscotto, le ho fatte due separate perché non prendono aria. Ah, ok, due. E crudo questo... di Parma. Ok, crudo di Parma, mi dicono dalla regia. Il culetto, che le piace il culetto. Sì, allora, la mia mamma mi ha sempre insegnato, ancora da quando ero giovane, quando andavo... Come? Come niente. Era una risatina così, un po' più ironica. Mi ha sempre insegnato, torniamo a noi, quando andavo a fare la spesa, se potevo scegliere il fondino, lui ha detto culetto, però vabbè, il fondino del prosciutto crudo sarebbe insomma stato il top, perché è la parte più dolce insomma, del pezzo intero. Per cui hai preso il fondino, bravo. Una confezione di tre mozzarelle ballelata, fagiolini da mettere sicuramente in freezer, mazza quanta carne. Poi sempre vallelata, un'altra confezione.
Poi abbiamo sovracoscia di pollo, fusi di tacchino, credo che la maggior parte siano per la mia mamma perché lei li congela. Poi salsiccia di suino, un sacco di cotolette per Emma, abbiamo due confezioni di cotolette alla milanese e una, due, tre, quattro, sicuramente sono della nonna da congelare, quattro cotolette alla viennese. Poi abbiamo fesa di tacchino, quattro sono tue hamburger di bovino e poi qualcosa perso qui, è sporca di carne, di sanguetta di carne, filetto di suino, cioè il fondo del sacco che si è sporcato, stiamo notando, per cui andiamo ai ripari. Tre sacchetti di patatine, queste le mangiavo, mi ricordo, quando andavo a scuola, le compravo quando andavo alle elementari, le più gusto della San Carlo, queste col peperoncino, queste con pomodorini di stagione e queste che hanno il limone, no vabbè, lime e pepe rosa, le avevamo già assaggiate mi sembra queste. Sì. Un altro sacchetto, passiamo con una confezione di biscotti alla Nutella, non chiedete per chi sono perché penso che avrete già immaginato, due di fazzoletti Kleenex e Scottex, poi abbiamo Colgate Total Whitening, questa è insalata, insalata scarola, carote, radicchio lungo rosso, gnam. Abbiamo, queste mi ricordo che le voleva la nonna, sfoglia, due confezioni della Buitoni, di solito lei fa le torte salate. Poi abbiamo il sedano, una bella gamba di sedano. Queste credo che siano per noi o per Emma, carotine... No, queste per me, però posso vedere anche lei. Di solito se le sgranocchia lei, carotine già lavate, carote snack. Poi abbiamo vari, uno solo, ce ne saranno forse in un altro sacchetto, ne hai presi ancora o solo una confezione? Ce n'era solo una là, quando l'ho presa. Ah, peccato, questa è per me, Presaola di tacchino, buonissima ragazze, buonissima. Poi abbiamo una confezione di Maxi Bon, sono per te o sono per Emma? Per lui. No, io non li mangio, Maxi Bon. No, sono a dieta. Sono a dieta, io il gelato non lo mangio, però mangio le patatine fritte. Allora, poi abbiamo una confezione di burro, stiamo scherzando, vero? Il gelato ovviamente nella giornata sgarro ci può anche stare. Stracchino, poi cubetti di pancetta affumicata e questo sarà speck, esatto, speck e pancetta. Un bel triangolo di parmigiano reggiano. No, grana padano, perdonatemi, c'è differenza per cui è grana, non è parmigiano reggiano, è grana padano. E poi abbiamo le mie preferitissime, non potevano mancare, ve le ho nominate prima, le patatine della McCain. Ultimo sacco, mio marito nel frattempo è già andato a portare qualcosa alla mia mamma. Abbiamo due shampoo della Pantene che sono per lei perché io non mi trovo bene, li usavo, pensate, una decina di anni fa. Erano i miei preferiti e dopo, non lo so, i capelli hanno cominciato ad appesantirsi tantissimo, non so se avevano cambiato la formulazione, comunque non li ho mai più comprati, comunque sono per lei. Poi, sempre per lei, perché lei, comunque per la mia mamma, perché beve il caffè solubile, Nescafè Gold. Una confezione ce l'ho qua, perché l'ho tirata fuori nel frattempo, di yogurt alla banana, no, sì, intero alla banana. Mitica confezione di cornflakes Kellogg's, questi sono per me i miei amatissimi riso su riso Galbusera, sono i miei cracker preferiti, li ho fatti conoscere la mia sis, li adoro. Guardate finalmente su 5 prodotti che stiamo, prodotti per la pulizia della casa che sto cercando da settimane, che cosa ha trovato. Qua ne ho uno, l'altro è là in fondo, comunque ne abbiamo presi due. Finalmente ho trovato il Napisan.
Stavo cercando quello al limone, in lista c'era quello, però vabbè, ci accontentiamo. Intanto ne abbiamo trovati due, sono contentissima, uno per me e uno per la mia mamma. Poi, tavernello, sono tre bricchetti di vino bianco classico che usiamo di solito per cucinare. Abbiamo poi un prosecchino, Sant'Orsola d'Asti. Dobbiamo ubriacarci, dobbiamo brindare alla quarantena che sta per finire. Poi, non so se sono contenta o meno, comunque chiudiamo il discorso. Averna, questo è per te, credo, giustamente, non è per la nonna. Era in promozione. Aperol. Facciamo gli spritz, ci ubriachiamo. Lo sapevo, abbiamo proprio detto ieri che una sera volevamo farci uno sprizzettino, per cui Aperol, doc. Qua, quattro mele. Quattro, di solito prendi, non hai trovato? Ce ne sono ancora? Sì, sì. Ah, ok. Mazza, ma sono gigantesche queste. Cioè, non so se ve ne rendete conto, enormi, comunque vabbè. Quattro mele verdi. Questo è nostro, il finish lavastoviglie e per la serata sgarro, hai pensato a me, l'ultima cosa che ho dopo ho finito ragazze, Aperol. Buonanotte, sto già pensando agli spritz, io lemon soda da un litro, che è ovviamente per me, io amo la lemon soda abbinata alla birra, mi faccio la Radler, si dice qua da noi, non so se la conoscete, comunque top, a me la birra non piace, però abbinata alla lemon soda mi fa impazzire. Adesso metto via tutto, finisco di igienizzare gli ultimi prodotti, anche questa volta sono rimasta delusa perché mi mancano quei 3-4 barra forse 5 prodotti per la pulizia della casa che non riesco a trovare, mannaggia, comunque vabbè, intanto il Napisam, insomma, siamo riusciti a accaparrarne almeno un paio. Nulla ragazze, questo è tutto, come sempre spero che questo video spesa vi abbia fatto piacere, perché insomma noto che vi piace, ecco perché continuo a registrarli, mi raccomando un bel pollice in su in modo tale da registrarne ancora, un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!